Jeremy Leggett nel Guardian del 23 gennaio 2010 riprende gli spunti di Jackson e propone di cercare una prosperità duratura anziché distruttiva o suicida, fuori dei simboli convenzionali dell'opulenza e aggiungo fuori dal circolo vizioso dell'uso, abuso, spreco di cose e di energie. Nelle relazioni umane, nelle famiglie, nei quartieri, nelle comunità, nei significati di vita e, per quanto nebulosa, recondita delle attitudini nell'ambito di una società funzionale che attribuisca valore al futuro. Lo stesso Jackson esordisce con la pacata missione che pone in discussione la crescita economica. È considerata un'azione degna di pazzi, idealisti e rivoluzionari, disposti a esporsi a rischio, timore, previsione. Non infondata di essere classificati dai discepoli e dai fanatici dell'ideologia del crescere o perire, in una o in tutte e tre le categorie suddette. Già nel 90, una ventina.